nervosa Professor psicologica. Ponchio? C'è l'atleta. No, no, non C'è uno di volevo. quelli dalla tenuta mentale forte, insomma. Tenuta mentale forte, sì, credo. Teodorico, che esperienza è stata? Speriamo meglio. La giornata, all'inizio mi sono reso conto che non stavo un granché. Ho avuto una prima fase di appannamento di 25, stanchezza generale, però l'ho superata. Infatti poi dai 30-35 ho ripreso ad andare, stavo andando comunque in linea col tempo che volevo fare, 3,55 più o meno, 3,56. Poi ai 35 la seconda crisi, più che la quale non ci ho potuto fare più tanto, anche perché mi si è bloccata il semicide femorale destro. Poi mano a mano anche il quadricipite. E non cioè, appena provavo ad andare un po' più sotto, proprio forte 5,15, 5,20, mi si bloccava, infatti cercavo di scrollarlo, ma poi ho detto cerchiamo di finirla, e piano piano. Per fortuna è Sì, finita. andiamo. A soffrire, bene o male, ci sono abituato, se no le 50 non le finisci. È giusto così. Mi dispiace però perché voglio fare una bella gara, volevo dedicarla a tutte le persone che mi sono state vicino, in particolar modo alla mia famiglia, che sempre ho sostenuto, al mio allenatore, che è. Quale ho fatto una promessa un mese fa di fare una gara importante per cercare di dargli un sollievo a un grave lutto avuto. Purtroppo non ce l'ho fatta, mi dispiace tanto anche per questo. Dice, oggi veramente Io ti ai questo. 35 si è spenta la luce. Poi ho cercato di stare in gara, però veramente avevo troppo, cioè non riuscivo proprio. Però sei Appena. arrivato fin qui, dai. Sì, vabbè, quello sicuramente. Era una soddisfazione essere fin qui, però avrei voluto far meglio, avrei voluto anche ripagare la fiducia della federazione che dopo Dudince mi è stata vicino, mi ha permesso di preparare l'appuntamento nel migliore dei modi. Pensavo di stare bene, purtroppo non lo so. Grazie Teodorico. Nulla. Grazie. Racce l'ungherese, accade questo.